La moda femminile nell'antica Roma. Anche le donne indossavano uno slip simile al perizoma maschile. Indossavano anche un reggiseno, si trattava di una morbida fascia in tessuto o in pelle, lo strofium o mammillare. Lo scopo era quello di sorreggere o di rialzare i seni. Anche le donne indossavano la tunica, lunga fino ai piedi. La tunica romana era tenuta stretta da due cinture, una alla vita e un'altra intorno al torace, sotto il seno. Le matrone sopra la tunica indossavano la stola, di seta o di cotone. La stola era un abito cucito, lungo fino ai piedi, con pieghe fitte, senza maniche, ma con spalline. Era poi consuetudine coprirsi con la palla, un mantello che veniva appoggiato sulla spalla sinistra e avvolto intorno al corpo fino alle caviglie, con una parte che poteva essere rialzata per coprire la testa. Le donne romane completavano poi il loro abbigliamento con i gioielli, collane, orecchini, generalmente in oro e pietre, ma anche bracciali e anelli. Anche gli uomini romani indossavano anelli, ma con decori più semplici di quelli femminili. Le donne romane usavano depilarsi e truccarsi. Quanto alle calzature, sia uomini che donne indossavano sandali con suole di cuoio o sughero, trattenute al piede da strisce di pelle. Esistevano inoltre i calcei, scarpe chiuse, in pelle a forma di stivaletto.